Story Time. Evoluzione Radio. Amiche e amici di Storytime, un saluto da Gianluca, ben ritrovati in nostra compagnia, sempre su Radio Italia 5, dove parleremo un po' di consulenza, di coaching, di life coaching. Lo faremo insieme a Riccardo Merelli. Ciao! Ciao a tutti! Bene, Riccardo, grazie per essere in nostra compagnia. Allora, raccontaci però intanto qualcosa di te, quando hai deciso di intraprendere appunto la strada da life coach. La decisione definitiva l'ho presa ormai più o meno 3 anni fa, 30-31 anni, perché mi sono sempre ritrovato in quelle che erano le professioni d'aiuto e in generale anche nella vita personale ad essere d'aiuto per gli altri. Sarà che l'etichetta di bisognoso, che è quella più visibile, mi è sempre stata stretta e l'ho trovata piuttosto limitante che non mi si descrivesse appieno, quindi ho detto perché no, proviamo ad aiutare. Benissimo, ecco, quindi c'è stato anche poi un percorso di formazione, ecco, di tutto questo. Sì, un anno di teoria, quasi tutti fine settimana, un fine settimana al mese, più o meno 6 orette, quindi bello, bello pieno, ma è servito perché è una scoperta anzitutto di se stessi. Non si deve pensare al coach come una cosa per la quale si impara solo a parlare e interagire con gli altri. Prima di tutto è un auto-coaching, un'auto-analisi, un'auto-osservazione, quindi aiuta molto poi in quella che è la seconda parte, quella del tirocinio con clienti reali, problematiche reali. Benissimo, ecco, quindi in sostanza prima si fa un lavoro su se stessi e poi chiaramente si può andare a fare consulenza anche agli altri. Allora, entriamo proprio nel merito del life coaching. Te a chi ti rivolgi prevalentemente e che cosa cerchi di fare quindi in questi percorsi? Allora, io ho scelto di occuparmi in particolare di coaching delle relazioni, dove per relazioni si intende veramente di qualsiasi tipo possiamo immaginare, ovviamente nei limiti delle tematiche trattabili, quindi non soltanto di coppia, ma anche semplicemente ci si può trovare davanti a un tema di autostima e quindi si cerca di lavorare sull'autostima del cliente, se magari in quel momento sente che non sia proprio in un punto in cui si sente realizzato, felice e amato da se stesso, in sostanza. Ecco, io posso immaginare che siano tante le persone che possono avere queste tipologie di problemi. Allora, intanto voi amici che ci state ascoltando, trovate tutti i canali e social Riccardo Merelli Life Coach, questo sostanzialmente su tutti i social, YouTube, Facebook e Instagram, oppure potete contattare il 329 60 20 42 4. Ecco, te Riccardo dove svolgi queste sedute di consulenza, questi percorsi? Allora, per quelli che desiderano farlo dal vivo, solo su Grosseto, perché abito lì, però è possibile anche fare tranquillamente lo stesso identico percorso in videochiamata su Zoom o altra piattaforma simile, e in questo modo non dovrete rinunciare alla vostra esperienza, ma potete farla comodamente da casa. Benissimo, ecco, in definitiva qual è il messaggio principale che tendi a far passare, anche un messaggio che vorresti lanciare a chi ci sta ascoltando? In generale, che chiedere aiuto non è da pazzi, che sia richiesto in particolare a me o a un mio collega o anche a uno psicologo, che è una cosa un po' diversa, ma comunque aiuta, e anzi molto spesso chiedere aiuto trovo che sia un atto di grande coraggio. Benissimo, quindi amici, appunto, nessuna vergogna e nessuna paura, soprattutto nel chiedere aiuto al bisogno, e naturalmente noi condividiamo questo messaggio. Bene, Riccardo, hai qualche saluto, qualche ringraziamento che vuoi fare? Sì, vorrei salutare la mia accademia che mi ha reso quello che sono professionalmente, l'Accademia della Felicità di Milano, e tutti i miei clienti. Benissimo, li salutiamo anche noi con grande calore, grazie a te Riccardo per essere stato in nostra compagnia qui a Storytime, e voi amici continuate a seguire tutte le nostre storie su Radio Italia 5. Da Gianluca un saluto e alla prossima, ciao!
Bravissimo. Storytime, Evoluzione Radio.